Io sono Gabri Costa e ho altre cose da farvi vedere, ragazzi. In questo show di Batman Arkham Knight vi dirò tutti i gadget come sono fatti. Premendo il tasto direzionale giù, aprite la modalità gadget e voi dovete selezionare quello che preferite. Quando avete deciso quale gadget usare, premete X. Ve li dico tutti. Questo è il Batarang, la tua arma simbolo. Stordisci i nemici ignari o manda a terra fino a 3 nemici per volta quando ti affrontano in combattimento. Batarang telecomandato. Batarang altamente manovrabile che può essere controllato dopo il rilascio, usato per colpire interruttori e oggetti fuori dalla portata. Col Batarang telecomandato dovete premere R2 per accelerare e L2 per frenare. Poi c'è il disturbatore, sabota una varietà di armi ed equipaggiamenti nemici a distanza, permette anche di contrassegnare e eseguire i veicoli nemici. Batartiglio, spara un proiettile con un uncino che si aggrappa agli oggetti fuori dalla portata e li trascina verso di te. Si può usare durante il combattimento per sbilanciare i nemici. Si possono anche disarmarli. Fumogeno. Inonda una zona di fumo e sfrutta la confusione per eliminare i nemici o per fuggire quando sei sotto tiro. Infiltratore remoto. Accedi alle aree off limits oppure attiva equipaggiamenti a distanza, potenziato per l'uso su unità drone della milizia, in modo da impedire temporaneamente che rilevino Batman. Telecomando Batmobile, sincronizzati da lontano con i sistemi di combattimento e di guida del veicolo per ingaggiare i nemici o esplorare il territorio. Sintetizzatore vocale, imita le firme vocali per aggirare i sistemi di protezione vocale o per impartire ordini ai nemici con auricolari. Seleziona i bersagli attraverso le pareti utilizzando la modalità Detective. Poi abbiamo la carica elettrica remota. Scaglia una carica elettrica in grado di alimentare o bloccare i generatori. Inoltre si può usare sui nemici per dare una scossa elettrica localizzata non letale. Poi abbiamo anche il gel esplosivo, un esplosivo semisolido usato per stordire momentaneamente i bersagli nemici o esplodere attraverso i difetti strutturali. Si può usarlo sui muri fragili, ma ricordatevi di premere L3 per farlo esplodere. Lanciacavo. Attraversa velocemente le zone in orizzontale o posizionati in alto per studiare le strade. Spara di nuovo durante lo slancio per cambiare direzione senza scendere a terra. Potete anche camminare sopra. Poi c'è l'attacco congelante. Provoca un'esplosione glaciale che congela i nemici sul posto per un tempo prolungato. Questo si trova agli studi cinematografici Palessa Studios, però quest'arma l'avete usata ad Arkham City perché era di Mr. Freeze, ma potevate usarla contro Clayface nello scontro finale. Bene, vi ho spiegato tutti i gadget, ragazzi, è il momento di salutarci, ma ora se questa video recensione vi è piaciuta mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E non dimenticate che altri video vi aspettano perché le sorprese non sono finite. Arrivederci. Ricordatevi di usarli per bene sti gadget. Selezionate quello che preferite.